Cari amici di Safe Drive, questa puntata inizia con la S maiuscola, S di sportività. Faremo infatti focus su tre nuovi modelli del panorama automobilistico, tutti declinati in chiave sportiva. Naturalmente seguiranno anche gli approfondimenti grazie alle news raccolte dalla nostra redazione e agli appuntamenti e alle interviste in studio. La prima parte della puntata vede come protagonista Ford Fiesta nella pepatissima versione ST. Gli ingegneri hanno letteralmente spremuto l'ormai famoso tre cilindri americano, ottenendo risultati che vi sorprenderanno davvero. Da una sportiva all'altra poi andremo invece a bordo di Kia Stinger, il lato muscoloso della casa coreana. Ora spazio ad un breve stacco pubblicitario e poi tutti insieme per la puntata di Safe Drive che sta per iniziare. Nasce la nuova Fiesta, l'ennesima generazione di una stirpe che pare infinita e la curiosità degli automobilisti più appassionati e attenti resta in paziente attesa di quelle due lettere che fanno la differenza. ST. Come sarà la costola sportiva della nuova Fiesta? Quella che ha scritto un'affascinante storia parallela. Le prime indiscrezioni parlavano del tre cilindri EcoBoost, una scelta accolta con poco entusiasmo. L'attesa è finita al Salone di Ginevra, dove è arrivata l'agognata conferma. Fiesta ST monta un tre cilindri, ma si tratta di un inedito motorone, un 1500 EcoBoost derivato da quello che spinge le ammiraglie di casa, la Mondeo, la Kuga, l'S-Max, la Galaxy. Motore eccellente e con un pedigree invidiabile, ma usato per far cantare la ST, nessuno se lo sarebbe aspettato. E invece il team Performances di Ford non ha avuto dubbi. Safe Drive è andata a provare la ST sulle strade della Provenza, fiducioso della grande esperienza degli uomini Ford. Così è stato, l'ennesimo miracolo di questo motore che non smette di sorprendere. 200 cavalli e 290 Nm di coppia, 232 km orari di velocità massima e da 0 a 100 in 6 secondi e 5. Applausi! Numeri impressionanti, ma pur sempre solo numeri. Il vero piacere è emerso alla guida, incollati all'asfalto, avvolti dai sedili Recaro, affrontando curve strette come su di un binario a Luna Park. E il tutto condito da un sound coinvolgente, quello che non ci si aspetta da un tre cilindri. Ma per quanto sorprendente, non si deve stare fissi sul motore per capire il valore di questa vettura. Vi sono almeno altre due premiere importanti che fanno la differenza. Anzitutto la presenza di un differenziale meccanico a slittamento limitato, senza il quale l'effetto binario in curva sarebbe impossibile. E poi la comparsa per la prima volta su una ST del selettore modalità di guida, da normal a track passando per la configurazione sport. In sostanza, Fiesta ST non solo stupisce nelle prestazioni, ma diventa perfino versatile, riuscendo a contenere i consumi quando si decide di guidare rilassati. Se l'ST Line è la nostra risposta a chi vuole una vettura sportiveggiante, qui parliamo di una vera performance car. Non a caso, infatti, la vettura è stata studiata dal nostro team performance e quindi ha tutta una serie di accorgimenti in termini di materiali, in termini di distribuzione dei pesi, che comunque la rendono una vettura realmente performance. E in più c'è questo nuovo straordinario motore 1500 EcoBoost 3 cilindri a 200 cavalli con peraltro il cilindro disattivabile, quindi anche una vettura attenta comunque alla efficienza quando non serve la massima potenza, una vettura che è garantito ed è, farà sorridere, farà divertire tutti gli appassionati. Abbiamo già una richiesta notevole, ST ha una sua tradizione nella nicchia di mercato che riguarda questo genere di vetture piccole, compatte e sportive. Chi l'ha testata ci ha dato dei riscontri straordinari, siamo sicuri che la vettura farà, non deluderà assolutamente, anzi sorprenderà i nostri clienti affezionati e soprattutto sorprenderà quelli che con qualche scetticismo hanno visto la scelta di mettere un motore tre cilindri su una vettura performante. Il nostro EcoBoost, che è un motore che ha vinto tutto quello che c'era da vincere da quando è stato introdotto sul mercato, è invece una risposta straordinaria in termini performance, di sound e quindi con un divertimento assicurato.
Amanti della sportività e cultori della storia Ford nella sua declinazione performance, fate sogni tranquilli. Anche questa volta la sigla ST non delude. È stato toccato con mano e Safe Drive è pronto a metterci la faccia. E per chi volesse trasformare il sogno in realtà, 21.500 euro bastano per avere la versione entry level. Un'ulteriore nota positiva. L'abbiamo vista nei saloni degli scorsi anni ed è anche approdata in studio in una recente intervista. Beh, ora è arrivato il momento di provarla. A chi mi riferisco? A Stinger, ovvero alla sportività targata Kia. Beh, gli uomini del marchio la definiscono un po' un sogno diventato realtà, perché Stinger deriva da un prototipo che fu presentato al Salone di Francoforte nel 2011, si chiamava GT4, era una vera Gran Turismo. Quel prototipo ebbe un grandissimo successo da parte del pubblico, così che il management Kia decise di sviluppare questo progetto e di produrre una macchina di serie. Ecco, dalla GT4, da quel prototipo, deriva la Kia Stinger, con una forte connotazione nel design, ma anche grandi caratteristiche di comfort e di tecnologia a bordo. Ad una prima occhiata esprime tutto il suo carattere. È filante, bassa, cattiva. Una Gran Turismo lunga 4,83 m, larga 1,87 m, con un peso di 1750 kg. Esteticamente la riconosciamo per il frontale Tiger Nose, ormai elemento distintivo di tutte le Kia di ultima generazione, insieme all'utilizzo dei fari full LED sia per il gruppo ottico anteriore che quello posteriore. A bordo la sportività va a braccetto con il comfort. Apprezziamo infatti i rivestimenti con materiali pregiati come la pelle che riveste il volante, che peraltro è regolabile elettronicamente, così come i sedili, anch'essi rivestiti in pelle, contenitivi molto comodi con funzione di riscaldamento ma anche di raffrescamento. Ciò che ci stupisce maggiormente è lo spazio a bordo. Stanno sedute comodamente 4 persone adulte anche per lunghi viaggi e il vano bagagli, pensate, arriva a 1100 litri, anzi supera i 1100 litri. Ma la passione viene espressa soprattutto dai due motori in gamma, ovvero il 3003 benzina V6 da 370 cavalli e il turbo diesel da 200 cavalli, che è proprio quello che proviamo noi oggi. Al volante si apprezzano naturalmente tutti gli ausili alla guida offerti sin dagli allestimenti più bassi, come il cruise control adattivo che mantiene la distanza dal veicolo che precede fino a 180 km orari e può arrestare addirittura l'auto per poi ripartire. Oppure per esempio l'avviso di uscita dalla propria corsia, che è in grado di agire sul volante per riportare la vettura in traiettoria. Il motore turbo diesel che abbiamo in prova è destinato ad una clientela che ama i lunghi viaggi in totale comfort e sicurezza. Il consumo infatti dichiarato dalla casa è pari a 5,6 litri per 100 km e una velocità massima di 320 km orari. Nasce a trazione posteriore, ma poi è ordinabile anche con la trazione 4x4. Il Drive Mode Select può personalizzare ovviamente il nostro stile di guida grazie a 5 configurazioni, quindi l'auto può essere una vettura tranquilla e attenta ai consumi oppure trasformarsi in una sportiva di razza. In conclusione, Kia Stinger è una Gran Turismo di carattere. Se pensiamo che il setup di questa vettura è stato sviluppato sul circuito del Nürburgring per trovare l'ottimale compromesso tra sportività, comfort e piacere di guida. Ecco allora che Stinger diventa la vettura adatta a sfidare le più blasonate auto tedesche, con cui fa un testa a testa anche a livello di listino prezzi. Infatti la versione con il motore diesel parte da 47.500 euro, mentre quella con il turbo benzina, la più cattiva, parte da 55.000 euro. Ovviamente immancabili i 7 anni di garanzia firmati Kia. Oggi in studio ci sono venuti a trovare gli amici di Hankook, che come sempre ci tengono strettamente aggiornati sulle novità che arrivano dal mondo dei pneumatici.
Buonasera, buonasera anche da parte mia. Bene, ci avviciniamo all'estate, tempo chiaramente di spostamenti, di lunghe percorrenze e, come sempre, un ruolo fondamentale è quello legato alla sicurezza che passa attraverso chiaramente il pneumatico. Per trattare di questa tematica, ma anche di molto altro, vado subito a salutare e ringraziare per la loro presenza i nostri ospiti di oggi e quindi parto dalla mia destra, Carlo Citarella, amministratore delegato di Hankook Tire Italia. Buonasera Carlo, grazie di essere con noi. Buonasera Alessio, buonasera a tutto il pubblico. In compagnia di Carlo Citarella do anche il benvenuto a Stefano Alessiani, Marketing Manager di Hankook Tire Italia. Buonasera Stefano. Buonasera Alessio e buonasera ai telespettatori. Ecco, Carlo, dicevamo in questa brevissima introduzione l'importanza dello pneumatico proprio in corrispondenza degli spostamenti estivi. Direi giusto una brevissima parentesi che riguarda questo argomento così importante chiaramente per la sicurezza dell'automobilista. Quali sono i piccoli accorgimenti da dare per chi si appresta a fare dei lunghi spostamenti in corrispondenza delle vacanze? Innanzitutto è bene ricordare che da qualche settimana è ufficialmente iniziata quello che noi chiamiamo in termini tecnici il changeover, cioè il cambio della stagione, per cui anche nei pneumatici si cambia nell'armadio, cambiamo dal pneumatico invernale, passiamo al pneumatico estivo. E in questo senso ci sono due opzioni, o appunto sostituiamo i pneumatici, laddove stiamo montando i pneumatici invernali, oppure quantomeno passiamo dal gommista per controllare la pressione, per controllare meglio anche l'equilibratura e quindi poi partire per le vacanze in maniera serena con i pneumatici a posto. Stefano, un'accortezza chiaramente che è bene ribadire in corrispondenza appunto di lunghi viaggi che avvengono chiaramente nel periodo normalmente estivo, ma un controllo che invitiamo a fare direi anche tutto l'anno, no? Cioè tenere sotto controllo il pneumatico è un fattore determinante, no? Sì, è importantissimo, soprattutto il livello di usura, certo. Perché comunque anche le temperature, come possiamo vedere, ultimamente sono un po' pazze, per cui caldo, freddo, gli sbalzi termici influiscono sul terreno e quindi inevitabilmente anche sull'usura del pneumatico, quindi è sempre bene tenerlo sotto controllo, assolutamente. Carlo, voi rappresentate un marchio coreano, abbiamo già avuto modo in questi ultimi anni di avervi più volte in studio, però è sempre sorprendente rimarcare l'evoluzione e soprattutto l'espansione che avete avuto in termini proprio anche di crescita di percezione del marchio stesso. Questo attraverso un lavoro che è stato fatto sia in termini chiaramente di visibilità, di sponsorizzazioni, di pubblicità stessa dei vostri prodotti, ma anche attraverso una crescita direi anche importante in termini di qualità. Certamente soprattutto negli ultimi 10 anni la Hankook si è affermata sul mercato europeo, direi mondiale, come un marchio leader proprio dal punto di vista della presenza, quindi della quota di mercato. In particolare in Italia siamo cresciuti negli ultimi anni, abbiamo raddoppiato negli ultimi 6 anni la nostra quota e questo attraverso appunto una politica commerciale molto, molto focalizzata sul prodotto, quindi un prodotto di alta qualità e sugli investimenti appunto nella conoscenza del marchio che passano attraverso le sponsorizzazioni, attraverso la comunicazione sia mondiale sia locale, che ci sta dando effettivamente una grossa mano e ci ha consentito questa crescita importante. C'è da dire che fino a diversi anni fa, sì, Hankook veniva accostata ai prodotti cinesi, quindi quelli che noi consideriamo budget. In realtà c'è dietro tutto uno studio di ricerca e sviluppo, abbiamo diversi centri in giro per il mondo che ci permettono di sviluppare le tecnologie più avanzate. Siamo a circa 15 giorni da un evento appunto direi fondamentale per voi, che è stata la finale di Europa League. Voi lavorate a fianco di questa manifestazione da ormai più di 4 anni, quest'anno l'appuntamento era a Lione, chiaramente una cornice di pubblico fantastica e un'occasione ancora per veicolare al meglio i vostri prodotti. Come hai detto, 2 settimane fa c'è stata la finale di Lione, che per noi è l'evento clou dell'anno dal punto di vista appunto dell'investimento, della sponsorizzazione dell'Europa League.
di cui noi siamo official sponsor. E questa è solo una, diciamo, è forse la più importante, ma ce ne sono altrettanti importanti, quali per esempio la nostra, noi siamo global sponsor del Real Madrid, e poi ovviamente a tutte le attività che facciamo con i nostri ragazzi del marketing a livello locale. Questo contribuisce, come abbiamo detto, alla nostra, no, alla conoscenza del marchio, e quindi dà fiducia al consumatore che poi deve scegliere il pneumatico. Certo, proprio quest'anno in Italia voi siete official partner del campionato DTM, che è un campionato turismo tedesco che gli appassionati, ma non solo direi, conoscono molto bene, che peraltro proprio quest'anno torna in Italia, tappa a fine agosto a Misano Adriatico. Quanto è importante il rapporto anche col motorsport per voi? Il motorsport è forse il più importante, noi siamo un'azienda produttrice di pneumatici, i pneumatici quindi sono una delle parti fondamentali dell'automobile, quindi il connubio pneumatici motorsport è perfetto, è molto importante. La presenza del ritorno del DTM in Italia fa sì che riusciremo a portare spettatori, quindi consumatori finali e clienti, a far provare questa fantastica emozione di questa 3 giorni motoristica, dove Misano Adriatico ci ospiterà, e speriamo che, essendo il campionato DTM un campionato monogomma, sempre di più potremo dare la percezione di quel pneumatico prestazionale e tecnologico che siamo, visto la presenza su una tipologia di vettura molto molto prestazionale. Quanto è importante per voi la presenza capillare sul territorio e la distribuzione dei vostri prodotti? Allora, innanzitutto in genere per il pneumatico il primo riferimento del consumatore è il rivenditore. Noi lavoriamo col rivenditore attraverso la nostra forza vendite, con tutto un meccanismo di informazione e di formazione, e poi abbiamo noi un nostro team di tecnici specializzati che appunto si occupano concretamente del post vendita, e quindi dell'assistenza. L'obiettivo è quello di rendere il cliente soddisfatto immediatamente. C'è tanta evoluzione in termini di tecnologia, si parla sempre più spesso di guida autonoma, si va verso un concetto di auto elettrica. Le aziende di pneumatici, da questo punto di vista, rispetto a un tema così, come dire, sotto i riflettori come quello della mobilità sostenibile, come si posizionano? Ma io parlo per Hankook, ti posso dire che Hankook è molto sensibile all'ecosostenibilità. Parlavamo prima di tecnologia, i nostri prodotti sono tutti molto tecnologici, e nei centri di ricerca e sviluppo continua tutti i giorni la ricerca, diciamo, dell'eccellenza per migliorarsi. Abbiamo anche dei prodotti, uno su tutti è l'ultimo che è stato presentato a inizio di quest'anno, è il Kinergy Eco 2, che è il prodotto che noi chiamiamo ecosostenibile ed ecocompatibile per eccellenza, perché è quel prodotto che troviamo per quel segmento di vetture medio-piccolo, quindi per le city car piuttosto che, insomma, per quel segmento medio, non a lunga percorrenza, ma per la percorrenza prettamente cittadina. Grazie davvero. Saluto a Carlo Citarella, amministratore delegato di Hankook Tire Italia, e un ringraziamento anche a Stefano Alessiani, marketing manager di Hankook Tire Italia. Noi proseguiamo pure con Safe Drive. Tester per un giorno, l'iniziativa che permette a voi che ci seguite da casa di avere l'occasione ogni mese di firmare un servizio a bordo di un'auto sempre diversa, vedrà come protagonista questo mese Citroen C4 Cactus, l'auto perfetta per chi vuole distinguersi. Conosciamola meglio nella prossima clip preparata dalla nostra redazione. La nuova Citroën C4 Cactus è la protagonista dell'iniziativa Tester per un giorno di questo mese. La berlina francese si rinnova profondamente adottando tecnologie e motorizzazioni del suo segmento, ma si distingue per la personalità originale e il comfort eccezionale. Il design mantiene l'audacia e la modernità di sempre, evolvendo verso un look più raffinato. Con il programma Citroën Advanced Comfort, nuova C4 Cactus inaugura in Europa le sospensioni con smorzatori idraulici progressivi e presenta in anteprima mondiale i sedili Advanced Comfort.
Dotata di una personalità unica, nuova C4 Cactus è la berlina ultra confortevole che vuole imporsi nel mercato. Se vuoi diventare tester per un giorno, compila il form di iscrizione che trovi sui siti dei media partner dell'iniziativa. Solo così potrai provare la nuova C4 Cactus, realizzare un servizio televisivo trasmesso da Safe Drive e poi pubblicato sul magazine online Fuori Giri della pagina motori del giornale.it. Inoltre firmerai un articolo che verrà pubblicato sul mensile Automobilismo e sul portale pitstopadvisor.com. Safe Drive continua sempre all'insegna della lettera S come sportività. Prossima protagonista infatti sarà Renault Captur Sport Edition. Renault ha deciso di classificare l'intera gamma dei suoi modelli in un modo più accattivante. D'ora in poi sarà divisa in tre segmenti denominati Duel per le berline, Sport Edition per la famiglia Crossover ed Executive per i modelli Premium, Espace e Talisman. L'obiettivo che la casa francese vuole raggiungere con questa operazione di marketing è la semplificazione e la trasparenza. Quali sono i benefici per il cliente da questa riorganizzazione è presto detto. Si tratta di un listino agile e facilmente comprensibile per la trasparenza dell'offerta e la chiarezza di quanto si compra per la cifra che si spende. Con questo listino, il cliente Renault ha una visione semplice del contratto che va a sottoscrivere, senza strane postille o confuse informazioni che possono creare dubbi o interpretazioni erronee. In più, attraverso la redistribuzione degli accessori tecnologici, che diminuiscono da 5 a 3 allestimenti, si otterrà un vantaggio economico che vale dai 600 agli 800 euro. Per la gamma Mégane, la semplificazione riguarda la riorganizzazione dei livelli di allestimento, che per effetto di questa operazione si riducono da 5 a 3 e fanno nascere le versioni Duel, Duel al quadrato, Intense. Mégane, un'auto fondamentale per Renault, tecnologia, connessione, multimedialità, un design moderno e un rapporto qualità-prezzo decisamente molto interessante. Merita di più e per questo abbiamo lanciato questa gamma Duel, più equipaggiamento ad un prezzo decisamente accessibile. Interni da premium car, ma anche tanta tecnologia di connettività, di multimedialità, abbiamo degli schermi che passano dai 4 pollici ai 7 pollici già nella versione base fino ad arrivare a 8,7 pollici, sembra un tablet e da lì si controlla tutta la tecnologia dell'autovettura. Abbiamo anche Android Auto e Apple Car Display, dunque veramente siamo nel mondo della tecnologia. Sport Edition e Sport Edition al quadrato sono invece due nuovi livelli di equipaggiamento per la gamma Crossover. Scenic, Kadjar e Captur. Quest'ultima la vettura di questo genere più venduta negli ultimi 2 anni. Entrambi molto convenienti per la dotazione di accessori che offrono. Mégane Berlina e Mégane Sporter, secondo Renault Italia, hanno un potenziale che non si è ancora espresso completamente perché non sono state ancora capite dagli automobilisti italiani. Soprattutto la berlina. Ma ora i risultati potranno modificarsi positivamente grazie a un notevole irrobustimento della tecnologia a bordo e sull'arricchimento dell'equipaggiamento di serie su tutte le versioni per soddisfare interamente le esigenze della clientela. In particolare con l'introduzione dello schermo verticale al centro della plancia, un simbolo del French design Renault. Novità anche per i motori, che ora sono pronti per uno step più ecologico. L'omologazione Euro 6C. Buonasera cari telespettatori, ci troviamo a Verona Fiere per l'appuntamento annuale con Automotive Dealer Day, l'evento che quest'anno è arrivato alla sua 16ª edizione, una manifestazione davvero importante per il settore automotive che in Italia vale l'11% del PIL. Sono previste e sono attese 4.000 persone in queste 3 giornate di fiera e ricordiamo che all'interno dei padiglioni sono presenti il 60% dei concessionari di tutto il territorio italiano, 6 associazioni di categoria, 15 case automobilistiche e poi ovviamente tantissimi workshop, convegni e approfondimenti. Andiamo allora a scoprire quali sono le novità di quest'anno.
elettrica, connessa, autonoma e condivisa. Gli occhi della 16ª edizione dell'Automotive Dealer Day sono tutti rivolti all'automobile del futuro e a un mercato, quello automobilistico, che in Italia nel 2017 ha sfiorato i 2 milioni di immatricolazioni con un aumento del 7,9% rispetto all'anno precedente. Dati incoraggianti, sintomo di una crisi dell'auto ormai passata e che per il primo quadrimestre del 2018 continuano a dare timidi segnali positivi, con un più 0,2% sul 2017. Il Dealer Day, l'evento organizzato dalla società trevigiana Quintegia, da 16 anni a questa parte si pone un duplice obiettivo. Da un lato, fornire contenuti e soluzioni pratiche immediatamente spendibili in azienda. Dall'altro, presentare l'evoluzione dell'ecosistema automotive e dare stimoli volti a favorire l'innovazione attraverso il passaggio da un orientamento al prodotto a quello al servizio, un focus sulla customer experience e la relazione e l'integrazione tra dimensione fisica e digitale. In questo contesto si inserisce Asconauto, l'associazione consorzi concessionari auto, partner della Kermesse veronese sin dal suo esordio. Con le sue nuove iniziative Asconauto intende traghettare le concessionarie nel futuro, trasferendo nell'attività una particolare attenzione al nuovo comportamento del consumatore e all'utilizzo ottimizzato della tecnologia. Usato, post vendita e nuovo restano capisaldi dell'attività dei dealer, ma sono da riorganizzare e da gestire in modo originale attraverso l'ideazione e l'attuazione di strategie innovative. Nasce così il Service Day, che Asconauto organizza sempre con la collaborazione di Quintegia. Il Service Day lo banalizzo, il Dealer Day è dedicato al mondo del service. Sono 2 o 3 anni che con Quintegia ci interroghiamo su cosa potevamo fare insieme. Comune è stata la riflessione che per come si stava evolvendo il mondo dell'automotive e i business dei concessionari fosse assolutamente indispensabile valorizzare il service, che è una parte marginale importante dell'attività della concessionaria, e quindi a questo punto abbiamo detto iniziamo a dedicare una manifestazione alla presentazione di com'è il mondo del service di marchio. Una manifestazione dedicata che si svolgerà a Brescia dal 16 al 18 di novembre di quest'anno. Molte case automobilistiche, il settore di post vendita hanno già dato la loro adesione, quindi ci sarà l'occasione di riunire le reti ufficiali, ci sarà l'occasione di presentare come funziona il service, quali sono le qualità dei ricambi, quali sono le qualità della manutenzione fatta secondo le indicazioni di chi costruisce le vetture. E quindi ci sarà la possibilità di una riflessione all'interno del mondo dei servizi ufficiali, ma anche la possibilità di dire agli autoriparatori: signori, guardate come si può lavorare, come lavorano le case, ci sono spazi di collaborazione, noi vogliamo sempre più che si diffonda l'utilizzo del ricambio originale, ma vorremmo che ci fosse anche un'attenzione al sistema di riparazione. Durante le giornate di Quintegia, una proposta molto interessante per ridurre in misura significativa l'età media del parco auto nazionale, eliminando il segmento più vecchio, inquinante e insicuro, è stata fatta da Michele Crisci, presidente UNRAE, l'Unione degli Importatori di Vetture Estere in Italia. Crisci ha chiesto infatti un bonus sul costo d'acquisto a chi cambia un'auto ante Euro 3, comprando un usato di classe Euro 5 o Euro 6. Spazio ora agli amici del mensile Automobilismo per scoprire insieme le maggiori novità riportate sul numero di questo mese in edicola. Il numero di giugno della rivista mensile Automobilismo dedica la copertina alla Honda Civic, testata con la motorizzazione 1.6 ID.TEC da 120 cavalli, che lancia un guanto di sfida a tutti coloro che non credono più nella propulsione diesel. All'interno del magazine spazio ad un'entusiasmante comparativa tra la coreana Hyundai i30 N Performance e la francese Peugeot 308 GTI. Imperdibile poi l'approfondimento dedicato al Salone di Pechino. Quello cinese è del resto il primo mercato dell'auto al mondo, punto di riferimento per tutti i marchi occidentali. La rubrica Passioni vede invece come protagonista Audi A6, giunta ormai alla sua 8ª generazione, che debutta al momento con carrozzeria benzina e in Italia la gamma prevede 6 livelli di allestimento. Interessante infine il box dedicato agli accessori per l'auto, un approfondimento molto utile in vista dell'estate e delle partenze per i lunghi viaggi.
Si conclude così anche la puntata 493 di Safe Drive. Ricordo come sempre però che durante tutto l'arco della settimana è possibile rimanere in contatto con noi attraverso il sito internet www.safe-drive.it oppure attraverso le pagine ufficiali di Facebook e Twitter. E ancora, se volete mettervi in contatto con la nostra redazione, l'indirizzo email è info@safe-drive.it, mentre sul canale YouTube trovate tutte le puntate che vi siete persi o che vorrete rivedervi nei prossimi giorni. Grazie per averci seguito, ci rivediamo qui tra 7 giorni esatti, stesso canale, stessa ora.